Nami, buonasera, benvenuti, ci dà l'accoglienza la nostra Bianca questa sera. Buonasera Nami, che naturalmente è comprensivo di Rosso Pomodoro e Seahouse, giusto per non farci mancare assolutamente nulla. E tra non molto parleremo di Rosso Pomodoro, perché naturalmente con la nostra Bianca noi piace, ci compete parlare di Rosso Pomodoro. Questa sera tocca a te, perché non c'è Antonio, non c'è, mi dispiace, lo so che siete affezionati a lui, però è in vacanza. No, a noi fa molto piacere che ci sia tu. Tu sei un po' meno contenta perché spetta a te, ma a noi invece fa molto piacere. No, perché a me piace stare dietro, non piace essere così, capito? Se ci fosse stato Enzo avrebbe cominciato a fare il malizioso, ma non ti preoccupare che ci sono io. C'è solo lei, e mentre noi parliamo e pensiamo a tutte le infinità di cose che vi dobbiamo dire sul Rosso Pomodoro, ci facciamo una breve panoramica del Nami, perché è sempre solo meraviglioso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole. Di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Le insalate, perché di solito va in giro, soprattutto noi donne d'estate, alla fine dell'estate vogliamo l'insalatina, e abbiamo due o tre insalate particolari, l'estiva, l'americana, che comprendono, a parte dei prodotti stagionali freschi, anche frutta, una cosa molto particolare, ad esempio l'insalata con l'ananas, il melone cantalupo. Poi, a parte questo, dobbiamo ricordare giustamente l'introduzione delle pizze integrali. Oltre ad avere la pizzeria normale, sappiamo, a lunga lievitazione, che fa parte insomma del menù di Rosso Pomodoro, abbiamo la pizza integrale e i prodotti senza glutine. Oltre alle pizze abbiamo sì prodotti per celiaci, anche dolci. Io so tutti gli ingredienti dell'estate, praticamente ci sta il melone, ci stanno i fiori di zucca, ci sta il peperone, ci stanno i pomodorini, pomodorini poi gialli. Io, ovviamente ci sono le zucchine, ovviamente che sta sono... guardando la copertina del menù, che è un riassunto di quelli che sono i prodotti. Ci sono le melanzane, insomma tutto buonissimo. È intelligente la ragazza. Vedi, vedi.
Ma perché io qui mi sono abituata, mi hanno... Insomma, la nostra, il nostro motto è quello che se tu vieni a Rosso Pomodoro sei a casa. Anche perché io quando vedo tutto questo ben di Dio, tutte queste cose buone, sento questi bei profumini, mi si risvegliano i sensi. Ricordiamo soprattutto a pranzo la trattoria e il Vaghe Press, che sono i nostri menu a convenzione. La trattoria è un primo, un secondo e un contorno a 8 euro, il Vaghe Press è un piatto unico diviso in tre che comprende sempre primo, secondo e contorno a 7 euro. Ricordiamo anche la braceria, perché Rosso Pomodoro Fisciano non è solo Rosso Pomodoro ma è anche braceria e hamburgeria. La braceria e l'hamburgeria la potete trovare a pranzo tutti i giorni e di sera dal giovedì al sabato. Ci abbiamo anche, soprattutto in settimana, il menù gourmet a 10 euro, che comprende sempre primo e secondo e acqua inclusa. Quindi abbiamo, diciamo che varia un po' il nostro menù, non comprende solo la pizzeria ma anche la cucina, quindi primi, secondi, di carne soprattutto. La lavagna del pescatore. La lavagna del pescatore, ricordiamo anche questo, insomma, una vasta, insomma, scelta di pesce fresco. Noi la proponiamo a cena tutti i giorni, soprattutto il fine settimana anche a pranzo, insomma. Quindi se venite qua potete trovare anche un menù di mare. Ottimo, non ci manca assolutamente nulla. È tutto quello prossimo che vuoi. Prossimo info line 089 82 60 81, che è il numero del NAMI, quindi sia Sea House che Rosso Pomodoro. C'è poi il centralino che smista le chiamate. Potete prenotare. Abbiamo pure il centralino, ragazzi. Siamo avanti anche in questo. E tu che sei avanti? Vai. Sei avanti? Sei avanti? Sono avanti. Mettiti avanti. Me ne vado. Passo avanti. Vabbè, non no, ho sto capito. Scherzando. Comunque me ne vado. Arrivederci. Arrivederci. Noi in realtà ci continuiamo a guardare Rosso Pomodoro e NAMI. E ci rivediamo dopo con Santina per avere tutta la lunghissima e vastissima programmazione del NAMI. Rosso Pomodoro, io vado ad accompagnare lei da Enzo e Chicca che si mangiano un buon dolce. Lo vado a mangiare anch'io. Ciao.
soprattutto buonasera alla nostra Santina. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Questa sera abbiamo deciso di abbandonare il nostro ingresso lì con tutto perché vogliamo far godere un altro po' ai nostri amici di Stress di Notte questa meraviglia. Sì, ancora per poco, perché diciamo che abbiamo ancora questa settimana, poi dall'altra ritorneremo. Ritorneremo a vedere prima, il Nammine. Prima di fine mese ci ritroveremo di nuovo nella struttura di cristallo. La cosa bella è proprio questa, ha detto bene, struttura di cristallo. Tu ti immagini, oddio, finisce, però struttura invernale diversa e più cupa. No, passi da una meraviglia all'altra. Certo, perché... Siamo arrivati, prima c'era la canzone meraviglioso, ci sarà un motivo. Certo, come meraviglioso è il Nami, no? Per chi lo conosce, per chi non lo conosce, l'ha soltanto visto in foto, in video, attraverso voi, può rendersi conto, insomma, che è davvero meraviglioso. È veramente meraviglioso, un panorama straordinario, la gente riesce a stare qui, si riesce al contempo a rilassare, a star bene, a mangiare bene, oppure può ballare, a seconda di quello che cerca, è tutto a bordo piscina. Sì, è tutto, insomma, noi siamo disponibilissimi per i clienti, cerchiamo di accontentare sempre tutti, sia insomma negli eventi settimanali, poi il fine settimana è dedicato soprattutto, diciamo, alle persone che adorano fare tardi, perché noi siamo qui, siamo sempre aperti, quindi... Siamo notturni. E diurni anche, tra l'altro. Noi veramente siamo H24 in tutti i sensi. Sì. E poi la cosa bella è che una delle cose che ama di più la gente del Nami è forse proprio anche il fatto di poter festeggiare qui le proprie feste private, i propri eventi. Ovviamente, sì. Per ogni tipo di festa privata, per i compleanni, per gli addio al nubilato. Proprio stasera ce ne abbiamo tantissimi. Siamo pieni di addio al nubilato. Quindi tutti che si sposano, tutti che si vogliono divertire. Guarda, ricordo ancora una prima sfilata che presentai, che ero emozionatissima, fu proprio qui al Nami. Ed era una passerella meravigliosa costruita sulla piscina. E che alla mia accadono delle cose inimmaginabili. Tu immagini, sogni qualcosa di meraviglioso, bellissimo, che pensi, oddio, non lo vedrò mai. Invece vieni qui e magicamente accade. Qui tutto è possibile, no? Alla mia è possibile tutto, sì. Realizzare i propri sogni e i propri desideri. Certo, i propri desideri, noi li soddisfiamo tutti, tutti. In assoluto. Siamo ancora aperti, tra l'altro, ancora per qualche giorno, per chi magari si vuole venire a prendere un po' di sole se il tempo è bello, sì, qui. La piscina è comunque ancora aperta tutta questa settimana, anche domenica prossima. Diciamo che da lunedì, martedì inizieremo, insomma, a trasformare il Nami, no? Sì, inizia la trasformazione. Sì, inizia la trasformazione. Però è comunque aperto, diciamo che abbiamo comunque a disposizione le nostre tre sale, il terrazzino esterno, la caffetteria e la coctelleria, che comunque sono disponibili per i clienti. Quindi diciamo che nonostante questo non creiamo disagi. Ci impegniamo a non far mancare assolutamente nulla. Sì. Diciamo sempre. Che questa è la nostra meta ultima, il nostro noi motto. Viviamo per questo in questo momento. Sì, praticamente sì. Nami, cominciamo con ricordare le programmazioni. Anzi no, aspetta, prima di ricordare la programmazione io vorrei dire una cosa, perché prima mi ha raccontato un aneddoto Enzo. C'è stato qui un grande attore di CSI, il ragazzo di colore, bellissimo ragazzi, quello è bellissimo. L'attore di CSI, Gary Durden, è stato qui a cena da Rosso Pomodoro. È arrivato e proprio l'americano ha fatto oh, wow, oh my god. Sì, pensava si trovasse in un locale americano. È stata la prima cosa che ha detto, perché qui in zona si sa non ci sono. È in totale spontaneità, non gliel'ha chiesto nessuno. Lui ha detto wow, io non avrei mai immaginato di vedere un posto del genere qui, mi sento a casa. Sì, cioè, ha detto proprio queste parole, sì, mi sento a casa. Ha cenato a casa sua praticamente. A noi fa piacere se questa è casa sua, insomma. Noi certo, invitiamo più spesso a tornare a casa. L'aspettiamo nuovamente, magari anche qui alla mia, a bordo piscina o nella struttura invernale, magari anche quella può sorprenderlo, no? E pensate che la casa di Gary Durden, dico bene, sì, è anche casa nostra, è casa vostra, è casa di tutti, voglio dire. Non male come... Assolutamente, quindi insomma siamo un po' tutti VIP, dai, quando veniamo qui. È aperta la nostra, è open, ragazzi, noi vi aspettiamo, potete venire quando volete. Questa è casa nostra, ma è anche casa vostra, possiamo dire forse così. Programmazione, bella vasta. Ok, sì, partiamo dai nostri sabati, che diciamo è uno degli appuntamenti fissi per noi più importante.
sabato 12 avremo qui con noi Mario Da Costa con il suo live show e a seguire musica da discoteca. Sabato 19 invece avremo i Disco Inferno, quindi musica anni 70-80 per chi vuole divertirsi e scatenarsi anche durante il live e per seguire sempre disco. L'ultimo sabato del mese invece abbiamo una tribute band di Vasco Rossi, i Soliti, quindi a tutto rock, dai, diciamo, quella sera si ballerà comunque e a seguire discoteca. Poi vabbè, ricordiamo gli appuntamenti fissi settimanali che sono il karaoke il mercoledì sera con Vincenzo Somma, quindi divertimento assicurato. E questa settimana, martedì, concluderemo quelle che sono state le nostre serate estive con un preserata caraibico e a seguire discoteca, per poi riprendere a fine mese, l'ultimo venerdì del mese, aprendo giustamente la struttura invernale, inaugurandola con il caraibico e la disco. La domenica sempre aperitivo, immancabile sia di mattina che di pomeriggio. La domenica è il giorno per eccellenza dell'aperitivo. Ovviamente. Il giorno dell'aperitivo. Ovviamente, diciamo che forse funziona un pochino di più quello pomeridiano, perché magari il sabato facendo molto tardi al Nami e quindi poi la mattina dormiamo. Ci rivediamo la sera, dai. Arriviamo nuovamente, belli carichi, abbiamo ricaricato le batterie e ritorniamo il pomeriggio. Ci ritroviamo qui di sera. Insomma, la programmazione è sempre come sempre infinita, vastissima, ricchissima, perché cerca sempre di rendere contenti un po' tutti, no? Prende un po' forse tutte le fasce d'età, tutte le esigenze, tutti i gusti, tutte le richieste. Sì, infatti se potete notare anche per quanto riguarda il live cerchiamo sempre di variare, no? Proprio per accontentare tutti, perché magari qualcuno preferisce il rock, qualcuno preferisce la disco music, quindi cerchiamo di accontentare tutti. Poi vabbè, ovviamente avremo altre situazioni che stiamo sviluppando piano piano. Iniziano nuovamente in inverno, insomma, diciamo che già da ottobre avremo una programmazione invernale, ma quella ve la diciamo man mano, anche perché a noi piace venire qui spesso, quindi voglio dire, se vi diciamo tutto adesso non c'è più gusto. No, poi non avrebbe ragione che noi veniamo. Allora noi ve lo vogliamo dire poco a poco, perché sennò poi non c'è sfizio, dai. No, bravo. Ecco. Allora ragazzi, voi preparatevi, perché entro fine mese noi vi faremo ballare sull'acqua, ballerete sull'acqua del Nami. Sì, proprio sull'acqua, infatti molte persone proprio stasera sono venute, insomma, magari chi c'era stato d'inverno e non c'era stato d'estate, chi c'era stato d'estate e non d'inverno, non si rendeva conto insomma di come... È quasi spaesato, cioè sono nello stesso posto. Di come potesse cambia funzionare. Cambia completamente, sì, sembra un altro luogo. Si trasforma, veramente si trasforma, però è bella in entrambi le vesti, diciamo. Esatto. Nami è bello sempre e comunque, anche perché io vorrei ricordare, noi come ha detto lei prima abbiamo il bar aperto 24 ore su 24, sì. Naturalmente la sala disco, il ristorante accanto, Rosso Pomodoro, sì. Possiamo permetterci veramente di accontentarvi a 360 gradi se volete celebrare qui la vostra festa privata. Assolutamente. Non dobbiamo cercare nulla altrove. No, non guardatevi intorno, venite qui, prenotatela e noi ve la organizziamo, facciamo tutto. Ricordiamo l'infoline? Sì, allora 089 82 60 81 il fisso, 366 71 78 087 il mobile. Pagina Facebook sempre aggiornata con tutti gli eventi settimanali, mensili, le novità, magari aggiorniamo anche quella e insomma vi faremo sapere. Teneteci. Ricordiamo anche come ci si arriva al Nami, dove siamo? Allora, noi siamo a Fisciano in via Faraldo 11/23. È molto vistosa la struttura, già dall'esterno è visibile, quindi. Basta prendere direzione, per chi viene da Salerno non lo so bene, direzione Avellino, usciamo a Fisciano, andiamo a sinistra, prima rotatoria, ancora a sinistra, seconda rotatoria. Dritto. Pochi metri, siamo arrivati sulla destra. In realtà ho sbagliato, perché volevo dire a sinistra, poi prima rotatoria dritto, seconda rotatoria dritto e siamo sulla sinistra. Ecco. Mi correggo, ho detto meglio, ok. Sì. Comunque è impossibile non notarlo, io vi ricordo anche che qui il parcheggio è grandissimo, ci sono due o tre parcheggi addirittura. Diciamo tre, dai. Tre parcheggi, tre ormai grandi. Siamo arrivati a tre parcheggi grandi, custoditi e gratuiti. Cosa assolutamente. Che non si trova da nessuna parte. Certo.
Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo detto tutto. Sì. Perché io ogni volta mi sento sempre con l'ansia che dico, oddio, ma starò dimenticando qualcosa, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da dire, quindi è impossibile che mi sono persa, che non mi sono persa qualcosa. Nami. Penso proprio che abbiamo detto tutto. Basta dire Nami e abbiamo detto tutto.